video unboxing su Pyrexia, Phyrexia, tutto di Ferra 1. Io sono il vostro caro Giulio e prima di iniziare vi chiedo sempre, se vi va, di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace per supportare gratuitamente, senza nessun impegno, sempre una televendita, questo canale, solo se vi va. Detto questo, possiamo iniziare ad aprire il primo pacchetto di Phyrexia, tutto di Ferra 1. L'ho detto che sono il vostro caro Giulio, non mi ricordo più, ma se non l'ho detto adesso. Iniziamo a fare questo unboxing di questo primo pacchetto di Magic. Cosa troveremo? L'ultima volta abbiamo trovato un sacco di belle perle. Vediamo se completiamo il set delle chicche di questa espansione. Nessuna pedina apparentemente, e quindi andiamo a vedere la nostra art. Oh, e questa so già chi è, se non ricordo male. Non ricordo esattamente il nome, dovrebbe essere Atrax, se non ricordo male. Controlliamo subito. Atrax, grande unificatrice di Martanael, anche abbiamo vista più volte sempre utilizzare questi colori. Questa è l'ultima del trio, diciamo così, delle super potenti di questo set. Ci sarebbe poi anche il Phyrexian Obliterator, d'accordo, però quello è extra, tra virgolette. Questa è quella che mi manca e che mi hanno giocato in un evento Modern, che era, questo set era praticamente appena uscito. Però iniziamo a bomba con una terra base pianura foil strabella, normale, non pirexiana, ma bellissima, 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 bel foil. Quindi già partiamo bene. Questa sarebbe da slivare, ma la mettiamo dopo. E partiamo allora con il manto del labirinto, un incantesimo aura che costa 3 mana, di cui uno verde, e ha lampo ed è un incanto a creatura. Quando il manto del labirinto entra nel campo di battaglia, se la creatura è incantata a tossico, quella creatura ha antimalocchio fino alla fine del turno. La creatura incantata prende +2/+2. Non è male, costa un po', però non è male. Antimalocchio, prende +2/+2, ha lampo, quindi possiamo giocarla come istantaneo. Non male, molto carino. Manto del labirinto. E lo metteremo qua, seguito dall'inseguitrice a Vizzarami, anche questa è nuova. Creatura esploratore elfo firexiano, costa 2 mana, di cui uno verde, ed è un 3-1 con tossico 2. I giocatori a cui viene inflitto danno da combattimento da questa creatura ottengono anche 2 segnalini veleno. Semplice e finito. Alcuni aspiranti dello sciame crudele restano immobili tra le fronde per settimane, permettendo ai fiori velenosi di mettere radici nella loro carne e di intrecciare vitigi tra i loro capelli. Sti firexiani, proprio delle macchine. Di Carhartz, tra l'altro, l'illustrazione precedente è di L.A. Drews, mentre la pianura foil è di riusciremo mai a leggerlo, Alaina Tanner. E quindi qua abbiamo l'inseguitrice a Vizzarami. Altra comune sono le fronde carnivore di stregoneria, che costa 3 mana, di cui uno verde. Ci dice: distruggi un artefatto, un incantesimo o una creatura con volare bersaglio. Bello. Bello distruggere incantesimo, non è da sottovalutare. Se il valore di mana di quel permanente era pari o inferiore a 3, prolifero. Scegli un qualsiasi numero di permanenti o giocatori, poi metti su ognuno un altro segnalino di ogni tipo già presente. Ho appena realizzato che il prolifera funziona anche per i giocatori bersaglio in cui hanno e che hanno dei segnalini veleno. Mi è appena venuta questa illuminazione poi in questo istante. Dico, ok, fantastico. John Di Giovanni per le fronde carnivore. Interessante.
ci assetate. Stregoneria che costa un mana verde e ci dice di scegliere uno di quei seguenti effetti. Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta a terra base. Rivela e aggiungere alla tua mano un po' di miscola. Sempre mai manale questo effetto. Oppure prolifera. Caspita, non è male. La dice assetate costa uno e ci permette di prendere una terra base dal nostro grimorio. Non è male. Wolf School Jack per le radici assetate. Non male per niente. E abbiamo poi il cantore del massacro, un bel firexiano, chierico firexiano, creatura, che costa un mana verde ed uno bianco ed è un 2-2 con tossico 2 ed è la nostra prima non comune di questo episodio. Ogni qual volta un'altra creatura con tossico che controlli attacca, prende più ne più uno fino alla fine del turno. Carino, penso che l'avessimo già trovato. Dopo aver ceduto al brivido della caccia, non sarebbe mai più potuto tornare al silenzio della basilica. Adam Burn per il cantore del massacro. Non comune, la mettiamo di qua. Altra non comune che è il granicolo bilioso. Questa sono sicuro che l'avessimo già trovata. Creatura insetto virexiano che costa un mana nero ed è un 1-1 con tocco letale e tossico 1. Fate attenzione a dove mettete i piedi. Qui intorno qualsiasi cosa possiate calpestare, probabilmente i denti. Svetlin Felinov, il granicolo bilioso. Sì, l'avevamo già trovata, sicuro 100%. Assalto benefico, anche questa. Stregoneria che costa 5 mana, di cui 2 verdi. Le creature che controlli prendono +2/+2 fino alla fine del turno. Ogni qualvolta una creatura blocca in questo turno, il suo controllore ottiene un segnalino veleno. Anche mentre abbattevamo la bestia, potevamo sentire il suo veleno agire nel loro sangue, alterare i loro corpi e riempire le loro menti con il brivido della caccia eterna. Billy Christian per l'assalto benefico. Carina. E mi ricordo che vi siamo già trovata. Abbiamo poi un alternative, il ratto ventre piaga. Non ricordo questa alternative. Sempre di Flavio Giron. Creatura ratto firexiano. Costa 2 mana, di cui uno nero ed è un 2-2. Con tossico 1 e quando il ratto ventre piaga muore. Prolifera. Flavio Giron, grande Flavio Giron, devo ricordarmi di seguirlo sui social. Abbiamo poi un'alternative non comune, nuova questa volta, germoglio cancrenoso, creatura fungus firexiano, costa 2 mana di cui uno verde ed è un 3-2, tappando un mana generico e sacrificando questa creatura, scegli uno, distruggi un artefatto bersaglio o distruggi un incantesimo bersaglio. Oppure prolifera. Shen, Ravenna, Tran. C'è molto di Stranger Things questo set. Veramente tanto di Stranger Things. O viceversa, insomma. Stranger Things è preso dai Firexiani. Germoglio cancrenoso. Nuova. Non comune. La mettiamo qua. E abbiamo la nostra prima rara. Che è Glissa, distruttrice dei soli. Creatura leggendaria, elfo zombie firexiano che costa 3 mana di cui uno nero ed uno verde ed è un 3-3 con attacco improvviso e tocco letale.
roster in pelli per infliggere danno da combattimento a un giocatore prolifero. Di José Parodi. Lo stream. Se hai giocato 3 più 5 in questo turno, questa creatura la travolge. Sì, dai, mi sto facendo incriccare il cervello per niente. Ogni qualvolta, whenever the howling abomination becomes the target of spell, it gets +2/+2 until end of turn and deals 2 damage to each opponent. Beh, ogni qualvolta questa creatura diventa bersaglio di una magia bersaglio, appunto, prende +2/+2 fino alla fine del turno, infligge 2 danni ad ogni avversario, quindi anche le nostre magie, mica male. The Howling Abomination, mica male. Carino, molto carino. Momento sleeve. Per le due rare e la terra foil, full art, che non mi dispiace affatto metterne in sleeve. Partiamo da The Howling Abomination. Seguita da Gliss, distruttrice dei soli, se riesco a beccare la sleeve, ed infine la nostra bellissima pianura full art foil. Eccoci qua, pronti per continuare con il nostro secondo seguito
senza senso alla gloria di Elishnorn, che abbiamo trovato. Molto felice io. Mike, Franchina, per il giustiziere delle mandibole. E ancora abbiamo Annegare nel licore. Stregoneria costa 2 mana di cui non ero. Una creatura bersaglio prende -4/-4 fino alla fine del turno. Prolifera. Sprofondare nel dross non è una morte dolce né tranquilla, ma dopo che il necrogeno prende sopravvento è inevitabile. Tiffany Turrill per annegare nel licore prima non comune. E ancora abbiamo il paladino Evocanim, creatura cavaliere firexiano che costa 5 mana di cui uno nero ed è un 4/4 con un tossico 2. Quando il paladino Evocanim entra nel campo di battaglia, riprendi in mano dal tuo cimitero una carta creatura bersaglio con valore di mana pari o inferiore a 3. Beh, mica male. Io sei Parodi per il paladino Evocanim. Ancora abbiamo il rosicchiatore squittente, creatura ratto firexiano che costa 3 mana di cui non ero ed è un 1/4 con corrotto. Sacrifica un artefatto o una creatura, pesca una carta. Attiva solo se un avversario ha 3 o più segnali di veleno e solo una volta per turno. Ciò che non può essere rifatto verrà disfatto un pezzetto alla volta. Di Nils Hamm, rosicchiatore squittente. Topolino. L'alternative è il furfante dell'alamarotante, creatura bestia firexiano comune che costa un mana rosso ed è un 1/1 con rapidità. Ogni qualvolta lanci una magia non creatura, metti un segnalino olio sul furfante dell'alamarotante. Tappandolo e rimuovendo un segnalino olio, infligge un danno a ogni avversario. Incarna la lama che recide la gerarchia di Flavio Girone. Furfante della lama rotante e la prossima alternative è l'ambasciatore delle lame non comune, creatura soldato firexiano, costa 2 mana di cui uno bianco ed è un 3/1. L'ambasciatore delle lame entra nel campo di battaglia con un segnalino olio. Tappando uno e rimuovendo un segnalino olio, l'ambasciatore delle lame è indistruttibile fino alla fine del turno. L'obbedienza è l'armatura che respinge qualsiasi lama. Di Shenera Vennatran, l'ambasciatore delle lame. Un'altra alternative che lo Scourge spolpa ossa comune, creatura imp firexiano che costa 3 mana di cui non ero ed è un 2/2 con volare. Corrotto. Fin tanto che un avversario ha 3 o più segnali di veleno, lo Scourge spolpa ossa a tocco letale e legame vitale. Persino la più insignificante delle creature può essere perfezionata. Di Flavio Giron. La nostra rara questa volta non è U, è una rara. Ed è una terra doppia. Le sponde di Macchia Nera, la prima terra doppia rara che troviamo in questo set. Le sponde di Macchia Nera entrano nel campo di battaglia tappate, a meno che tu non controlli al massimo altre due terre. Aggiungi un mana blu oppure un mana nero. Dove la curiosità incontra la crudeltà, sorgono ripugnanti innovazioni di Aaron Miller, sponda di Macchia Nera. Prima rara, terra rara, ed in fondo abbiamo l'occhio di Malachor, Malkator, foil comune, artefatto che costa 3 mana di cui uno blu. Quando l'occhio di Malkator entra nel campo di battaglia, profetizza 2. Guarda le prime 2 carte del tuo grimorio, poi mettine un qualsiasi numero in fondo e le altre in cima, in qualsiasi ordine. Ogni qualvolta un altro artefatto entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, l'occhio di Malkator diventa una creatura artefatto occhio firexiano, 4/4 fino alla fine del turno. Di Jonas Dero, l'occhio di Malkator. Foil comune, la mettiamo qua in alto e sliviamo la nostra
Proseguiamo allora. Qual è il terzo pacchetto? Nessuna pedina, nessuna carta extra, probabilmente una carta della lista. La nostra illustrazione è questo personaggio firexiano, stranissimo, che è l'evangelista della vivisezione di Igor Kieriluk. Assolutamente. Assolutamente. Diamo la nostra illustrazione di qua e abbiamo l'ennesima, caspita, tre pacchetti, tre terre base pianura, incredibile. Un'altra pianura. E abbiamo poi l'anatomista Citaxian, creatura mago firexiano, che costa 4 mana di cui uno blu ed è un 2-5. Quando l'anatomista Citaxian entra nel campo di battaglia, poi se lo fai, prolifera. Mica male. Un'incongruenza in una vivisezione di routine portò a una rivelazione sul funzionamento interno dei centurioni dell'ortodossia. Di Sam Wolfie Cannelly, l'anatomista Citaxian. Comune, e quindi va qua. E poi abbiamo l'intuizione del vivichirurgo. Stregoneria, costa 5 mana di cui 2 blu. Pesca 3 carte, prolifera. Semplicissimo, costo esagerato, però carino. Registro sperimentale 290. Lascere attivi i ricettori del dolore del soggetto sembra produrre una combinazione inedita di incoerenza e iperconsapevolezza. Di Adam Byrne, intuizione. Abbiamo che va qua la baia chirurgica, la terra sfera. La baia chirurgica entra nel campo di battaglia tappata. Tappiamo, aggiungiamo un mana blu, tappando due, tappandola, sacrificandola. Peschiamo una carta, prima volta che la vediamo. Nel dominio di Cinci Taxias, strani e terribili esperimenti si ripetono per raggiungere la perfezione, liberi dai vincoli dell'etica. Di Sarah Finnegan, la baia chirurgica. Una terra e la mettiamo di qua, seguita dalla bomba cranio chirurgica, molto bella. Un artefatto che costa un mana generico. Tappando un mana e sacrificando la bomba cranio, peschiamo una carta. Tappando tre mana di cui uno blu e sacrificando la bomba cranio, fai tornare una creatura bersaglio in mano al suo proprietario. Pesca una carta, attiva solo, come una stregoneria. Crepita con intelletto di un genio perverso. Di Capoleps. Bomba cranio chirurgica. L'alabarda di Isaoro. Artefatto equipaggiamento, non comune, che costa 2 mana di cui uno rosso. Per Mirrodin. Quando questo equipaggiamento entra nel campo di battaglia, crea una pedina creatura ribelle 2-2 rossa. Puoi assegnarlo ad essa. Fin tanto che è il tuo turno, la creatura equipaggiata attacco improvviso e travolgere. Equipaggiare 3, di cui un mana rosso. Di Enowa Shue, la alabarda di Esaoro. Artefatto equipaggiamento non comune. E quindi va qua. Seguita dalla frusta da guerra di rifugio delle lame. Artefatto equipaggiamento, costa 3 mana, di cui uno rosso ed uno bianco, e da sempre per Mirrodin. Creiamo una pedina ribelle 2-2 rossa e poi la segniamo quando, e possiamo assegnarla quando questo artefatto entra nel campo di battaglia. Le abilità equipaggiare che attivi di altri equipaggiamenti costano un mana generico in meno per essere attivate. La creatura equipaggiata a doppio attacco, non male.
incalzare, 5 di cui umana rossa e umana bianco, di toni fotti da frusta da guerra, di rifugio delle lame. Molto bella, ci mancava questa. Un'altra non comune è Salva della ribellione. Istantaneo, che costa 3 mane di cui uno rosso e ha affinità con gli equipaggiamenti. Questa magia costa un mana generico in meno per essere lanciata per ogni equipaggiamento che controlli. La Salva della ribellione infligge 5 danni a una creatura o un planeswalker bersaglio. Quel permanente perde indistruttibile fino alla fine del turno. Carino. Quella tua grande opera sembra piuttosto fragile, Urabrask. Di Kurrum, questa Salva della ribellione. E ancora, dopo questa, abbiamo Riunire la resistenza. Istantaneo, che costa 2 mana di cui uno bianco. Una creatura bersaglio prende +2/+2 fino alla fine del turno. Le creature equipaggiate che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Molto bello. Accidenti. Averti qui è un balsamo per gli occhi, disse Kot. Stavo per dire la stessa cosa, amico mio, rispose Elspeth. Momento chiave di Auror Folny. Riunire la resistenza. E ancora abbiamo il ratto ventre piaga che abbiamo già trovato prima. Tossico 1, quando muore prolifera. E la nostra rara è Venser, cadavere burattino. Creatura leggendaria, mago zombie firexiano. Costa 2 mana, 1 blu ed 1 nero ed è un 1-3 con legame vitale tossico 1. Ogni qualvolta proliferi, scegli uno. Se non controlli una creatura chiamata la sentinella vuota, crea la sentinella vuota. Una pedina creatura artefatto leggendaria, golem firexiano, 3-3 in colore. Bello. Una creatura artefatto bersaglio che controlli, a volare legame vitale fino alla fine del turno. Bello, molto bello. Pensa al cadavere burattino di Igor Kieriluk. Molto molto bello, molto carino. A seguire abbiamo Indagine infettiva. Stregoneria costa 3 mana di cui uno nero. Peschi 2 carte e perdi 2 punti vita. Ogni avversario ottiene un segnalino veleno. Io ti do di dolore, tu mi dai informazioni. E lo scambio è piuttosto semplice, non credi? Ti eliminai l'indagine effettiva che avevamo già trovato non foil. Ed infine dalla delist abbiamo Terra, deserto, bello. Desert Land. Aggiungi un mana generico. Il deserto infligge DS1 damage to target attacking creature. Activate only during the end of combat step, bello. Quindi il deserto infligge un danno tappandolo a una creatura bersaglio attaccante. Attiva solo durante la fase finale di combattimento. Molto carino. Glen Angus, deserto. Fico. Molto particolare. La terra che mettiamo di qua. E mettiamo in sleeve la nostra rara. Procediamo allora con il quarto pacchetto. Vediamo. Oh, una pedina. Il golem firexiano. Creatura artefatto, golem firexiano, che costa 3-3. Di Samuel Araya. Pedina che mettiamo di qua. E la nostra art è questa incredibile carica in battaglia. Molto molto bella. Tutti contro i firexiani, vediamo cosa dice. Ruggito di resistenza. 7-1, molto
Pirexiana Full Art. Molto bella anche questa, molto molto bella. Seguita da un'altra terra distesa, terra morfica. Una terra non base, terra e basta. Tappandola e sacrificandola, passi e rassegna il tuo grimorio per una carta terra base. Mettila sul campo di battaglia tappata, poi rimiscola. È un po' come le terre selvagge in evoluzione. I monumenti di Phyrexia di oggi non saranno altro che polvere domani. E un domani, dietro l'altro, lo stesso accadrà al loro regno. Goth. Illustrazione di Adam Byrne. Terra distesa. Terra morfica. Molto bella. Quindi altra terra che mettiamo di qua. Oh, l'Atlante di Phyrexia. Bello. Artefatto che costa 3 mana. Tappandolo aggiungiamo un mana di un qualsiasi colore. Corrotto. Ogni qualvolta l'Atlante di Phyrexia viene tappato, ogni avversario che ha 3 o più segnalini veleno perde un punto vita. Carino. Fin dalla conquista di Mirrodin, gli ingegneri di Phyrexia hanno lavorato incessantemente per trasformare i due strati originali del piano in una schiera più adeguata di 9. Molto bello. Illustranesia per l'Atlante di Phyrexia. E questi sono tutti i vari regni di Phyrexia che a quanto pare poggiano sopra Mirrodin e i suoi 5 soli. Molto carino. Molto molto bello. Peccato che sia una comune, un'illustrazione molto bella per una carta comune. Andava più valorizzata. Svanire nell'eternità. Istantaneo che costa 3 mana di cui uno bianco. Questa magia costa 3 in più per essere lanciata se bersaglio una creatura. Ah, però. Esilio un permanente, non terra, bersaglio. Di fronte a un'esplosione che avrebbe raso il suolo non solo Nuova Phyrexia, ma anche una decina di monti innocenti, Esbeth condannò il piano e se stessa al nulla. Momento chiave di Magali Villeneuve. Sacrificio di Esbeth. Svanire nell'eternità. Seguita da Sia fatta la fine. Istantaneo, che costa 2 mana di cui uno nero, di uno blu. Neutralizza una magia bersaglio, a meno che il suo controllore non paghi 2. Corrotto. Neutralizza invece quella magia se il suo controllore ha 3 o più segnalini veleno. Bello. Gaia osservò con orrore l'illusione svanire davanti, dalle sue mani, svanire dalle sue mani. Jace aveva il vero Silex e l'aveva attivato prima che la Phyrexis reclamasse la sua mente. L.A. Crows per questo momento chiave. Si è fatta la fine. E ancora abbiamo la sacca di incubazione. Artefatto che costa un mana verde. La sacca di incubazione entra nel campo di battaglia con 3 segnalini olio. Tappando 4, tappando e rimuovendo un segnalino olio da questo artefatto, crea una pedina creatura artefatto golem phyrexiano 3-3 in colore, attiva solo come una stregoneria. Questo ha bisogno di un po' più di tempo per maturare. Glissa, distruttrice dei soli, di Tony Foti. La sacca di incubazione non comune che spostiamo di qua ed è seguita dalla perfezionatrice di Unctus. Creatura artefice phyrexiano, costa 3 mana di quello blu ed è un 2-3 con tossico 1. Quando la perfezionatrice di Unctus entra nel campo di battaglia fino ad un artefatto bersaglio che controlli, diventa una creatura artefatto con forza e costituzione base 4-4, fin tanto che la perfezionatrice di Unctus rimane sul campo di battaglia. Carino. Cristi Baranescu per la perfezionatrice di Unctus. Beh, mica male. Artefatto veicolo, osso nave. Costa 4 mana generici ed è un 4-4 con un tossico 2. Quando l'osso nave entra nel campo di battaglia, pesca una carta. Manovrare 3. Tappa un qualsiasi numero di carte.
grosso nave, molto carina, prima volta che la troviamo. E ancora abbiamo la necro zanzara, creatore insetto firexiano che costa 4 mana di cuino nero ed è uno 0-0 con volare. La necro zanzara entra nel campo di battaglia con due segnalini olio. La necro zanzara prende +1/+1 per ogni segnalino olio su di essa, standard. Immaginavo. Ogni qualvolta un'altra creatura artefatto che controlli vengono messi in un cimitero dal campo di battaglia, metti un segnalino olio sulla necro zanzara, bello, carino. Non è per niente male, molto bella questa. In un cimitero del campo di battaglia, una creatura artefatto che controlli vengono messi in un cimitero del campo. È molto bella. Si integra benissimo con il mazzo che avevamo fatto nero rosso artefatto, molto carino. Ups One Harding costa 4, è tantissimo, però carina. Necro Zanzara seguita dallo Stream Pellibri, che mi ricordo avessimo già trovato in questa versione alternative. Creatura orrore uccello firexiano, costa 2 mana di cui una blu ed è 1/1 con volare, e quando questa creatura infligge danno da combattimento a un giocatore prolifera. Di Flavio Ciron, lo Stream Pellibri mi ricordo. E la nostra rara Skrelv Ankaro, disertore, creatura artefatto leggendario Ankaro Firexiano, che costa un mana bianco ed è un 1/1 con tossico 1. Skrelv Ankaro, disertore, non può bloccare tappando un mana bianco Firexiano, quindi pagando 2 punti vita o tappando un mana bianco e tappando. Skrelv, scegli un colore. Un'altra creatura bersaglio che controlli a tossico 1 e antimalocchio da quel colore fino alla fine del turno. Non può essere bloccata da creature di quel colore in questo turno. Bellissimo. Di Brian Valesa. Molto molto bello questo Skrelv. Molto carino. Molto carino. Skrelv, Ankaro disertore. Ed infine l'ultima carta di questo pacchetto è una foil comune. L'atrocità di Rannax, creatura dinosauro firexiano che costa 5 mana di cui 2 verdi ed è un 4-4 con rapidità e tossico 3. Mentre alcuni predatori hanno il loro punto forte nella velocità, nelle dimensioni o nel veleno mortale, il Tyrannax adattivo non vede alcuna necessità di limitarsi. Di Xavier Ribeiro, l'atrocità di Rannax. Foil comune, quindi va qua e concludiamo il nostro, anzi prima mettiamo in sleeve il nostro Ankaro disertore, dopodiché ci appropinquiamo a concludere questo video con l'ultimo pacchetto di oggi. Samurai, pedine creatura samurai con doppio attacco 2-2 di Capoleps, molto bello, molto molto bello. Le pedine sono qua. La nostra illustrazione, oh, è questo bellissimo mirror. Io sono affascinato tantissimo dai mirror. Ehi, metti a fuoco questo bellissimo mirror camera. Eccolo qua, mamma che bello, mamma. Nostra terra base.
potenziale intruso. Lui si occupa del resto. Bello. Si avvia Ribeiro dell'esecutore dell'ortodossia. Comune seguito dalla pastora della basilica. Creatura anzelo firexiano che costa 4-5 mana, di cui due bianchi ed è un 3-3 con volare. Quando la pastora della basilica entra nel campo di battaglia, crea due pedine creatura artefatto agro firexiano, 1-1 in colori, con tossico 1 e questa creatura non può bloccare. Di Allen Williams, pastora della basilica. Molto bella anche questa. Oh, abbiamo una terra sfera che avevamo già trovato, la basilica pallida, che entra nel campo di battaglia tappata. Tappandola aggiungiamo un mana bianco e sacrificandola tappando due mana peschiamo una carta. Nel dominio di Eleshnorn, il Vangelo dell'Unità e la Legge Superiore, di Mark Simonetti, la basilica pallida. Vediamo qua tra le terre. Qua abbiamo il paladino della predazione, che abbiamo trovato anche Void, se non ricordo male. Creatura gigantesca, cavaliere firexiano, che costa 7 mana, di cui 2 verdi, ed è un 6-7 con tossico 6. Il paladino della predazione non può essere bloccato da creature con forza pari o inferiore a 2. La strategia e la politica dello sciame crudele sono ingegnose, quanto lo stesso Vorinclex, di Lorenzo Mastroianni. Paladino della predazione. Abbiamo poi il brutalizzatore velenoso. Creatura cavaliere firexiano che costa 4 mana, di cui 2 verdi, ed è un 4-4 con tossico 3. Quando il brutalizzatore velenoso entra nel campo di battaglia, puoi pagare 2 mana, di cui 1 verde. Se lo fai, prolifera. Bello. Di Mike Jordana. Brutalizzatore velenoso, creatura cavaliere firexiano, seguito da espandere la sfera, un effetto lunghissimo, stregoneria che costa 4 mana, di cui 1 verde. Guarda le prime 6 carte del tuo grimorio, metti fino a 2 carte terra scelte tra esse sul campo di battaglia tappate e le altre in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Se metti meno di 2 terre sul campo di battaglia in questo modo, prolifera un numero di volte pari alla differenza. Molto carino. Molto molto carino. Di Sergei Gusharov, espandere la sfera. E ancora abbiamo proliferazione vitale. Stregoneria, che costa 3 mana, di cui 1 verde. Crea una pedina creatura bestia firexiana 3-3 verde, con tossico 1. Fintanto con corrotto, fintanto che l'avversario ha 3 o più segnali di veleno e la proliferazione virale è nel tuo cimitero. La proliferazione ha flashback 3, di cui 1 verde, molto carino. Puoi lanciare questa carta dal tuo cimitero, pagando il suo costo di flashback, poi esiliala. Di Denis Zbankov, proliferazione vitale. Bello, 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 bello. E ancora, non comune, giusto? Il furfante della lama rotante che abbiamo trovato anche prima. Di Flavio Giron, alternative comune. Il pescatore di mercurio che abbiamo trovato N volte ormai. Creatura da ghetto firexiano che costa 5 mana, di cui 2 blu, ed è un 4-3 con volare. Quando il pescatore di mercurio entra nel campo di battaglia, pesca una carta, poi scarta una carta. Phyrexia si stenderà dai mari e i cieli, tra i mondi e le realtà, ineluttabile e perfetta. Di Siddharth Chaturvedi, pescatore di mercurio. E la nostra rara è una terra sfera, il Nirrex, attenzione. Terra sfera, tappandola aggiungiamo un mana generico. Sempre tappandola possiamo aggiungere un mana di un qualsiasi colore. Attiva solo se il Mirrex è entrato nel campo di battaglia in questo turno. Carino. Tappando 3 e tappandolo, crea una pedina creatura artefatto acaro firexiano, 1-1 in colore con un tossico 1. E questa creatura non può bloccare. Interessante, molto carino. Di Adam Byrne, terra sfera.
questo episodio è una comune foil, predazione spietata. Stregoneria che costa due mana di cui uno verde. Una creatura bersaglio che controlli prende più ne più due fino alla fine del turno. Lotta con una creatura bersaglio che non controlli. Bello. Ogni creatura infligge all'altra danno pari alla propria forza. Nel labirinto del cacciatore, il predatore alfa di oggi è la preda di domani. Di Pavel Kolomeyets, la predazione spietata. Sliviamo la nostra terrasfera, il Mirrex, e facciamo il sunto. Spostata un po' normale, diciamo, abbiamo trovato una, due, tre, quattro, cinque, sei carte rare. Ragazzi, ragazzi, io vi ringrazio come sempre di essere rimasti e rimaste qui con me fino a questo momento. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e vi auguro una buona notte, un buongiorno, un buon tutto. Io sono il